illustrato da Federica Pento, la dottoressa che noi, noi abbiamo dedicato, però a Gaslini, lei è stata prescelta per essere la ricercatrice che sta sfruttando il dottorato di ricerca che noi abbiamo finanziato. A questo punto siamo un po' a metà strada, mi sembra, del percorso, così abbiamo chiesto a Federica di aggiornarci sulla situazione del suo lavoro. Allora, io oggi vi dico un po' quello che si fa in laboratorio. Noi seguiamo principalmente due filoni di ricerca. Io mi occupo naturalmente dell'artrite epatica giovanile, mentre con la dottoressa Chiesa si studia un'altra parte di malattie, che sono le malattie autoinfiammatorie. Le cause che sono alla base dell'artrite ovviamente non si conoscono e si sa l'unica cosa che sono multifattoriali, ossia un individuo che è geneticamente predisposto viene in contatto con un fattore esterno che scatena la malattia. Questi fattori esterni, anche in questo caso non si sa esattamente quali siano, ma possono essere lo smog, delle infezioni virali o batteriche, un fattore di stress scatenante o un'alimentazione scorretta. Le forme di artrite sono diverse, non vi sto a fare una descrizione delle artrite che le conoscete purtroppo anche troppo bene. Quello di cui mi occupo in questo momento riguarda l'artrite sistemica e l'artrite oligopoliarticolare. Sono diverse non solo per le manifestazioni cliniche, che sapete appunto l'artrite sistemica, oltre a un'artrite che poi insorge il primo grave, ha queste manifestazioni sistemiche che sono la febbre, i rash e gli ingrossamenti, fegato, inizio, linfonodi, mentre in forme oligo e poi articolari presentano più una componente prettamente articolare, quindi artrite, cioè sviluppata più o meno articolazioni, ma non con interessamento sistemico. Ma quello che le differenza è proprio la causa della malattia. L'artrite oligo poliarticolare è quella che viene considerata una malattia autoimmune, ossia quando il sistema immunitario, che è quello che è deputato a difenderci dagli agenti esterni, dai microbi, dai patogeni, dai virus, non è più, cioè invece che difenderci dalle cose esterne si rivolge contro l'organismo e lo danneggia, mentre la forma sistemica viene più considerata una malattia infiammatoria, cioè non si ha un sistema immunitario che si rivolge contro di noi, ma si ha una continua e costante infiammazione che crea poi danno. Quindi, cos'è il sistema immunitario? Il sistema immunitario è composto da una serie di, cioè, da diverse cellule che hanno tutte un compito diverso, specifico, ma che nell'insieme devono difenderci dalle infezioni, dai virus, dalle influenze, da varie malattie. Per esempio ci sono cellule che, come macrofagi, sono in grado di fagocitare direttamente il batterio, il virus, e altre cellule più specifiche che sono in grado di produrre, per esempio, gli anticorpi. Più o meno tutti sappiamo cosa sono gli anticorpi, sono quelli che riconoscono l'agente esterno e fanno in modo che lo circondano e fanno in modo che le altre cellule possano agire in modo da eliminarlo. Per esempio, vedete che gli anticorpi sono in grado di circondare quello che è l'agente infettivo e lo rendono riconoscibile da altre cellule e fanno in modo che venga eliminato. Cosa succede invece? Che spesso appunto queste cellule non sono più in grado sono sempre in grado di difenderci da quello che è esterno, ma vanno come in tilt e cominciano a riconoscere cose proprie come cose da combattere. E anche in questo caso ci sono varie cellule che possono agire così, ma anche gli stessi anticorpi diventano nemici e cominciano ad attaccare il sistema, cioè il corpo. Cosa succede quando risorge l'artrite? Praticamente le cellule del sistema immunitario, questo è un caso soprattutto dell'artrite reumatoide, quindi l'artrite forma più oligo poliarticolare, le cellule del sistema immunitario infiltrano l'articolazione in un ordine preciso, cioè più o meno si sa che intervengono prima determinate cellule piuttosto che altre, la membrana sinoviale si spessisce, diventa ricca di queste cellule che cominciano a danneggiare l'articolazione e a secernere sostanze infiammatorie che quindi creano la continua infiammazione. Nel caso dell'artrite sistemica, che noi stiamo studiando, è stato visto che ci sono
vari pazienti che rispondono più o meno bene a determinate terapie. E è stato anche visto che i pazienti che rispondono alle terapie convenzionali, per esempio con il trattamento con l'anakinra, che è un antagonista per una, di un recettore per una molecola che causa infiammazione, quindi ci sono pazienti che rispondono bene e pazienti che non rispondono bene a questa terapia. E si è visto che quelli che non rispondono hanno caratteristiche un po' diverse dalla classica sistemica, che vuol dire la classica sistemica appunto ha quelle forme, dicevo, febbre, rash cutanei, mentre le altre forme hanno una componente molto forte di artrite poliarticolare, quindi ha molte articolazioni. Quindi da questa base, qui abbiamo visto pazienti che rispondono e pazienti che non rispondono, abbiamo cercato di vedere un po' che differenze ci sono a livello del sistema immunitario, se ci sono cellule diverse che possono interagire in questa malattia e che possono essere più simili a quelli della forma autoimmune, cioè non più forma infiammatoria, ma anche una forma di sistema immunitario che incomincia a rivolgersi contro il paziente e ad altri. Questo è lo strumento che ci è stato donato da Ambri e che utilizziamo sempre per il nostro studio, e volevo un po' spiegarvi come funziona, perché non è proprio semplice. Noi praticamente per fare questi studi utilizziamo le cellule del sangue, cioè prendiamo i prelievi che ovviamente tutte le volte voi dovete fare, che una parte ci viene donata, e dividiamo le cellule del sistema immunitario, quindi le prendiamo e le possiamo colorare. Perché ogni cellula del sistema immunitario ha sopra come delle forme di molecole, si chiamano di riconoscimento, quindi come una cosa caratteristica che le distingue dalle altre. Quindi noi riusciamo a colorarle e poi a identificarle, e questo ci permette di capire, per esempio, se ci sono cellule del sistema immunitario che nei pazienti con determinate forme di artrite sono diverse da delle persone sane. Quindi noi riusciamo a colorare le nostre cellule in modo specifico e le facciamo passare nello strumento. Lo strumento fa rileva questo colore e poi ci dà un'immagine che è tipo questa qui. Noi inizialmente riusciamo a vedere tutte le cellule, però sappiamo, per esempio, che quelle che ci interessano, come quelle che vi faccio vedere qui, hanno determinate dimensioni. Le selezioniamo, per esempio queste che si chiamano cellule dendritiche le troviamo qui, mentre per esempio le cellule che si c'erano anticorpi le troviamo in questo gruppo più piccolino. Noi sappiamo che stiamo guardando proprio quelle, e allora le selezioniamo e poi guardiamo il colore che vi dicevo prima. Per esempio abbiamo visto che queste cellule colorate di verde le possiamo trovare in questa zona, e allora bisognava vedere appunto se pazienti che hanno l'artrite possono avere più o meno di queste cellule. Per esempio, quindi lo scopo appunto è quello di capire se ci sono delle differenze a livello del sistema immunitario. Una cosa che stiamo vedendo adesso studiando le cellule dei pazienti con artrite sistemica è che sembrano avere un gruppo di cellule lì, quindi quelle che secernono anticorpi, che sembrano essere aumentate rispetto ai nostri controlli. Le cellule B sono cellule che sono in grado di secernare gli anticorpi, quindi autoimmunità più che infiammazione e malattia sistemica. Questo è un dato che stiamo cercando di riconfermare, perché qua il problema che si ha è trovare sempre dei controlli adatti. Quindi dobbiamo aumentare il numero dei nostri controlli, perché cosa succede? Che spesso il sistema immunitario dei bambini è un po' diverso da quello degli adulti, quindi è importante trovare dei pazienti che abbiano la stessa età, perché il sistema immunitario evolve col bambino fino a una forma poi adulta, e quindi il controllo deve essere possibilmente simile di età. Ovviamente bambini piccini è difficile trovare poi un controllo idoneo ai nostri pazienti. Un'altra cosa che abbiamo visto, per esempio, che ora non sono riuscita a fare il grafico perché abbiamo fatto proprio di recente, è che sembra che alcuni bimbi che hanno una forma più severa di artrite sistemica hanno alcuni autoanticorpi. Quindi queste cose cosa ci servono a capire? Cioè, ovviamente uno cerca di capire il meccanismo, proprio cos'è che un po' succede, qual è la causa scatenante della malattia. Però
nel mentre si hanno queste cose si capiscono tanti altri piccoli step che possono migliorare le terapie. Quindi capire già per esempio che una forma sistemica si hanno anche alcuni che hanno anticorpi potrebbe poi farci capire meglio anche in generale le terapie. L'altra forma, come vi dicevo, che viene in altre forme che sono studiate in laboratorio e cui io collaboro con la dottoressa Chiesa, sono le malattie autoinfiammatorie. Le malattie autoinfiammatorie sono quelle che vengono dette fiebre periodiche. Le fiebre periodiche sono delle malattie appunto dove si ha una continua infiammazione e sono generalmente malattie in questo caso ereditarie, ossia in questo caso si sa che si ha una componente genetica che causa la malattia. Vi sono varie forme, di cui una che è un po' diversa dalle altre si chiama sindrome FAPA. La sindrome FAPA è un po' diversa perché non si conosce ancora la base genetica, cioè mentre delle altre si sa proprio la causa genetica, di queste ancora non si conosce né se c'è una causa genetica né se c'è una causa risalita. La sindrome FAPA è caratterizzata appunto da febbre ricorrenti, stomatiti, faringiti e adenopatia. Cosa si è visto? Si è visto, non si ha ancora una terapia per questa forma, però si è visto che alcuni pazienti migliorano, stanno meglio nel momento in cui vengono tolte le tonsille. Non tutti, ma molti sì. Quindi la stessa cosa che facciamo sul sangue per gli artriti, lo facciamo, cioè lo stesso studio lo stiamo facendo sulle tonsille dei bambini con la FAPA. Perché le tonsille sono importanti? Perché praticamente permettono di formare le cellule del sistema immunitario, cioè quelle che le prime che intervengono nella cura del capire che cosa sta succedendo quando, al nostro corpo quando si incontra un agente infettivo come un virus o un batterio, poi vanno alla tonsilla e formano le altre cellule per rispondere in modo adeguato. Quindi praticamente prendiamo le cellule, isoliamo le tonsille, le isoliamo le cellule e vediamo se ci sono le differenze. E anche in questo caso, come prima, è stato visto che tra dei donatori e dei pazienti ci sono delle cellule, che vediamo con lo strumento, che sono aumentate e diverse nei pazienti con la FAPA. E questo anche a livello di geni, cioè ci sono dei geni che regolano l'infiammazione che sembrano lavorare di più in questa malattia. Questo lavoro è già abbastanza avanti e più o meno queste sono le cose che noi facciamo in laboratorio. Se avete poi, perché so che è difficile da spiegare né da sintetizzare, però più o meno questo è.